prima di guardare i video di Lorenzo Trombini parlavo così, cioè mantenevo le vocali all'infinito, sembrava di parlare verso l'infinito. Poi ho iniziato a guardare i video di Lorenzo Trombini e niente, parlo perfettamente. Si dirà fresco oppure fresco, teso oppure teso, cresima oppure cresima. Alla fine di questo video lo saprai con certezza e saprai anche se si dice bolzano oppure bolzano. Ma soprattutto avrai ancora modo di vedere come non si parla, grazie al capolavoro della storia del cinema, The Lady. Cercherò comunque di mettere anche qualche film, seppur diretto da qualche regista di serie B, come ad esempio Stanley Kubrick, Quentin Tarantino o Paolo Sorrentino. Insomma, qualche film diretto da questi registucoli che di fronte all'ori del santo non possono far altro che impallidire. Ma non perdiamo tempo, scartiamo subito la pillola che ti consente quasi di sapere tutto sulla lei chiusa. Oggi vedremo ancora alcune regole che fanno di una e qualunque una e chiusa. Le vedremo con le loro brave eccezioni. Vedremo le parole terminanti in esca ed esco, le parole terminanti in esa, ese, esi, eso. Vedremo le parole terminanti in esimo non numerali e infine vedremo alcune parole terminanti in essa. Prima però andiamo a vedere come non bisogna assolutamente parlare. Purtroppo il secondo episodio di The Lady è talmente povero di dialoghi che è stato difficile andare a trovare degli errori di dizione. E poi ormai sono diventati davvero bravi. Andiamo a vedere, va? Mi manchi, ho voglia di te. A dopo. Andiamo insieme? No, troppo freddo. Peccato per te. Vado da sola, ci vediamo Ok, dopo. a dopo. Sì, certamente, grazie. Senti, cara, voglio questo lavoro a tutti i costi. Sono disposto a tutto. Dimmi cosa devo fare. Bocconcino, io non ho tempo da perdere. Mi prendo quello che voglio. Boggongino? Siamo oltre l'immaginabile. Sono davvero meravigliosi. Cominciamo con le regole che è meglio. Le parole che terminano in esco o esca vanno pronunciate con la e chiusa. Ecco qualche esempio. Si dice pesca, intesa come sport, ed esca, intesa come cibo, trappola. Poi si dice tresca, fresco, affresco, tedesco, fiabesco e così via. Le uniche eccezioni a questa regola sono la pesca, intesa come frutto, ed esca, inteso come verbo. Le parole che terminano in esa, esi, ese, eso vanno pronunciate con la E chiusa. Infatti si dice attesa, intesa, inglese, francese, leso, teso, eccetera, eccetera. Non che sia importante, ma ti faccio notare che, come abbiamo visto in questo video, francese si può pronunciare con la S sonora, mentre inglese andrebbe pronunciato con la S sorda. Inglese. Che poi non capisco perché inglese, danese, svedese, maltese, eccetera, vanno con la S sorda, mentre francese con la S sonora. Poveri francesi. Fanno eccezione la parola tesi, intesa come tesi di laurea, e bleso, che è colui che ha difetti di pronuncia. Se ben ricordi, ti avevo già messo in guardia con questo video. I numerali terminanti in esimo vanno pronunciati con la E aperta, ma se non sono numerali, cambia tutto. Ed infatti le parole che terminano in esimo ma non sono numerali vanno pronunciate con la E chiusa. Si dice battesimo, protestantesimo, cristianesimo e così via. Una sola parola fa eccezione. Cresima. Anche le desinenze in essa richiedono una pronuncia chiusa. Si dice stessa, lessa, leonessa, dottoressa, baronessa, contessa e così via. A proposito, si dice anche lesso. Ci sono molte eccezioni, per esempio depressa, per esempio complessa, compressa, soppressa, che fame, pressa, flessa, ressa, annessa e così via. Ecco un po' di frasi che ho composto. Esco. Dopo aver scoperto la vostra tresca pazzesca, ho bisogno di prendere fresco e ne andrò verso quel posto fiabesco. Il francese aveva preso un peso. L'inglese stava in attesa, teso.
dell'amico Blesio. Con il battesimo del 14° figlio festeggiamo anche la cresima dell'11° nipote. La stessa dottoressa si avvide che la contessa si tramutava in principessa. Messa in quella maniera, cucinò un gran lesso a cui invitò duchessa e baronessa. Alcune Z sorde o aspre. La Z andrebbe pronunciata sorda quando è davanti alla consonante L. Infatti si direbbe rialzare, rimbalzare, smilzo, calzolaio, infilzare, balzello, balzano, sobbalzare, calza, innalzare. Le uniche eccezioni sono Belzebù e Bolzano. La prossima settimana ci occuperemo, tra le altre cose, di una regola piuttosto ostica della E chiusa. Nulla che non si possa fare. Ricordati, ogni giovedì alle 3 in punto esce un video sulla dizione e sulla comunicazione. Non perderne nemmeno uno. Iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ed ecco finalmente le vostre frasi. Il suo portamento gli ha consentito di ottenere un aumento. Beato lui. Il posteggio al campeggio non è mai semplice. Semplice va pronunciato chiuso. Ricordi? Il pontefice incontrò il carnefice che lo condusse dall'orefice, che ne era l'artefice. L'artefice di? Ci sarà una seconda puntata. Sì come Jacopo, sì come Manuel, sì come Pietro. Commenta e mandami qualche frase. È molto, molto semplice. Prendi le regole e le parole viste in questa pillola. Metti insieme una frase a caso con queste parole e me la invii su qualsiasi profilo social. Il gioco è fatto. Se sei un vero temerario o una vera temeraria, prova anche a mandare un audio, a me fanno piacerissimo e ce li ascoltiamo insieme la prossima settimana. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a curiosare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti. Bocconcino. Io sono fidanzata, non posso. Dai, coniglietta, un macio come me ti manca.